Risorse del governo, risorse interne e bandi di gara, per un totale che supera i 500.000 euro di investimento. Tanti ne sono stati richiesti per le manutenzioni dell'edilizia scolastica in capo al comune di Pesaro, chiamato ad adeguare spazi e aule alle richieste in tempo di Covid, lavori pronti al via delle lezioni del 14 settembre. Devo dire che è stato un grande lavoro di squadra che è iniziato prima di sapere quali erano le indicazioni che arrivavano dal Ministero e le risorse a disposizione. Devo dire che c'è stata grande collaborazione assieme con l'assessorato di Giuliana Ceccarelli e con tutti i dirigenti scolastici che quando si rema tutti dalla stessa parte poi è molto più facile ottenere risultati. Con il nostro servizio manutenzione e il lavoro di Loris Pascucci abbiamo effettuato fino ad ora circa 30-35 affidamenti ad aziende del territorio per fare quegli interventi che erano necessari per garantire sicurezza in merito al Covid. Gran parte di questi saranno già terminati il 14, altri finiranno qualche giorno dopo, ma sono per lo più interventi legati non alle parti interne dove ci sarà lezione, ma alla mensa o ai giardini. Stiamo partecipando anche a un bando nazionale per complessivi 33 milioni di euro e non sappiamo quanto ci verrà assegnato per quello che riguarda le strutture esterne. Alcune scuole avevano chiesto per svolgere al meglio la propria attività delle strutture esterne, tipo gazebi. E attraverso questo bando riusciremo, penso, ad accontentare un po' tutte quelle che sono le richieste avanzate dalle scuole. Devo dire che in questi anni si è investito molto sulla scuola e continueremo a farlo. Come già abbiamo detto più volte, l'11 inaugureremo la nuova scuola di Via La Marmora. Sono decenni che non si fanno nuove scuole nel nostro territorio. Dopo Via La Marmora, l'altro grande intervento di edilizia scolastica riguarderà il radicale rifacimento della scuola media Dante Alighieri. Partiremo con la progettazione definitiva esecutiva per la quale abbiamo ottenuto un finanziamento di 4 milioni e mezzo da parte dell'ente regione e 2 milioni saranno a disposizione dal bilancio comunale, quindi un intervento di circa 6 milioni e 6 per realizzare la nuova scuola media in un quadro complessivo di valutazione di quelli che saranno gli edifici scolastici da qui ai prossimi anni, tenendo conto anche del calo delle nascite che è purtroppo un segno importante che tutta Italia, le Marche in particolare, stanno registrando.